Ed eccoci, cammina con me nel B&B La Pieve, San Piero a Sieve con Franco. Ciao Franco, ed ecco qui, questa è la stanza, il luogo dove tutti i pellegrini che vengono in questo B&B trovano Franco oppure Marta, oppure ci si può trovare con questa, ops, questa signora Ciao, buonasera. Giulia che invece accoglie dove? Alla fittecamere via degli dèi. Perfetto, tutti insieme a Simone Frignani andiamo a dare un'occhiata a questa bellissima cittadina del Mugel. Simone, cosa ci vuoi dire di questo capolavoro? Ma che dire, è un altro dei luoghi di eccellenza sulla Via degli Dei, quindi già come ci ha spiegato il nostro amico Franco, no? Questa è una chiesa che si lega alla famiglia Medici, la famiglia Medici che aveva delle ville nel Mugello. Tra l'altro qua vicino c'è anche il Bosco ai Frati, che era un piccolo santuario sempre dei Medici. E quindi ecco qua, Con un sì, salone, con un un. salone straordinario all'interno, che al momento non è visitabile, ma che Davvero, assolutamente. dalla misura di quanto questo luogo Sì. fosse importante. Vogliamo andare a vedere Alfa e Omega, quindi la panchina. Sì. Ragazze, ci portate a vedere questo nuovo simbolo di San Piero a Sieve, la panchina. Si va. Di là, Allora, basta. intanto mentre camminiamo possiamo apprezzare anche l'altro lato, dove proprio sbocciano i fiori del B&B La Pieve, e anche lì c'è una deliziosa chiesina, quindi è un Sì. pullulare veramente di opere d'arte preziose. Bene, allora stiamo entrando da un altro ospitaliero per conoscere questo nuovo simbolo di San Piero a Sieve, il B&B Vacanze in Mugello. Mugello, anzi Mugello, detto come lo dite voi Detto la qui in Mugellana. Toscana. Andrea? Ciao Andrea, Buonasera. eccolo qui il nostro Andrea, Ciao a un tutti. altro amico della Via degli Dei che ha creato qualcosa di veramente molto speciale in questo ambiente bellissimo e davvero che bello questo giardino. Ed eccola qui. Andrea, ci vuoi raccontare di questa panchina? Eccola. È molto bella, quindi possiamo leggere su questa panchina: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, ecco, citando Asimov. Simone, Sì, davvero un bel sì. pensiero. Sì. È un bel pensiero, un bel messaggio e alla fine il messaggio vuole essere, insomma, ragazze, partite anche per un cammino tranquille, non sarete mai sole, avete gli angeli del cammino, gli ospitalieri che si prendono cura di voi e vi dimostrano l'attenzione e la cura che hanno nei vostri confronti E anche allora io simbolicamente mi siedo su questa panchina, sono felice di in qualche modo testimoniare il coraggio delle donne e anche la generosità degli angeli che custodiscono questo coraggio. Grazie Andrea per questo bellissimo messaggo. Buonasera, buonasera. E allora diamo un saluto, caro Andrea, da qui, dal B&B Vacanze in Mugello, anzi Mugello. Mugello, Mugello, come lo dite detto come si voi. dice noi. Allora facciamo un saluto. Ciao, 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 ciao da San Piero a Sieve con Cammina con me Ciao e a tutti. Simone Frignani. Ciao, Ciao! ciao.